Problema vero, serio e drammatico è il dissesto eventuale del comune. Speriamo che si riesca a scongiurare, perché non è un problema dei magistris sì o no, questa o quella giunta. Il problema è che il comune di Napoli e quindi i cittadini di Napoli, se si trovano in un comune che tecnicamente in pratica viene dichiarato fallito, non hanno più la possibilità di avere una gestione autonoma che sarà fatta dai commissari. Il che significa una gestione ragionieristica, e avremmo problemi soprattutto seri per ciò che attiene le risorse sul patto per Napoli e le tante risorse che sono destinate alla città e alla città metropolitana. Questo sarebbe un grave danno, perché non potremmo avere facilmente risorse per lo sviluppo e conseguentemente non potremmo dare lavoro ai tantissimi giovani e alle tantissime donne che sono disoccupati.